Il mio intervento parlerà di composti clorurati, solventi clorurati e in particolar modo, dato che è un intervento che vorrebbe mettere in evidenza degli strumenti di indagine, io sono un geologo ma non entrerò molto nel dettaglio degli aspetti geologici, ma entrerò soprattutto in dettaglio negli aspetti, diciamo, tecnici che possono aiutare a risolvere alcuni problemi che permettano di migliorare la gestione della complessità dei casi di contaminazione dovuti proprio ad una particolare tipologia di inquinamento da composti organici, che è quello dei DNAPL, cioè dei composti organici clorurati più densi dell'acqua, più pesanti dell'acqua. La prima parte della trattazione sarà sui metodi. Metteremo in evidenza la complessità dell'inquinamento multifase tipico dei composti organici clorurati. Vedremo come alcuni mezzi geologici che noi tutti, no, tutti quanti noi consideriamo e tutti quanti i docenti di idrogeologia insegnano di essere poco permeabili, poi di fatto sono totalmente non impermeabili quando sono attraversati da queste sostanze. Parleremo poi delle due tecniche di indagine sulle quali mi vorrei soffermare, la caratterizzazione multilivello e il fingerprinting isotopico, una sorta di impronta digitale isotopica della contaminazione, e parlerò poi sinteticamente, perché il tempo non è tanto, di due casi, caso di Ferrara e il caso di Bussi sul Tirino. Complessità della caratterizzazione da composti organici clorurati, come ben noto, i DINEPOL sono dei fluidi sostanzialmente composti da sostanze poco miscibili nell'acqua, quindi in fase non acquosa, che hanno una densità maggiore dell'acqua. Pertanto, in un bicchiere d'acqua, ovviamente, gli LNAPL come gli idrocarburi galleggiano sull'acqua, i DNAPL come la trielina tendono ad affondare. Questo in termini idrogeologici vuol dire che sono pervasivi e quindi vengono a contaminare la parte più bassa dell'acquifero. Ma non solo è un problema di densità, è un problema anche di altre caratteristiche fisico-chimiche di queste sostanze che hanno una tipica migrazione multifase, cioè non stanno solamente nell'acqua, ma stanno attaccati al terreno, stanno nella fase gassosa, possono entrare pertanto nel sistema zona non satura atmosfera. Rimangono in fase NAPL e in quanto tali non solo per la densità e la bassa viscosità, ma anche per le caratteristiche di non polarità della molecola, possono attraversare anche mezzi considerati molto poco permeabili e soprattutto nella zona sorgente di contaminazione determinano una distribuzione della contaminazione estremamente complessa che richiede un grosso sforzo di caratterizzazione. Un'altra caratteristica di queste molecole, come è ben noto, è che non sono conservative, non sono stabili, ma tendono a degradarsi. Per cui, ad esempio, parlando degli etileni clorurati, quindi sostanzialmente i composti clorurati, gli alifatici clorurati correttamente, catena aperta con sostituzione di atomi di cloro con gli atomi di idrogeno, sostanzialmente possono partire da tetacloretilene, tricloretilene come composti originali. Possono passare ad esempio a cloruro di vinile e con delle problematiche di rischio sanitario e di criticità ovviamente di impatto per eventuali recettori maggiori dei contaminanti da cui siamo partiti. Il cloruro di vinile, come noi ben sappiamo, nell'ambito di un diagramma binario, di un grafico a due variabili, costante di Henry e quindi tendenza a volatilizzare e quindi tendenza a migrare nella fase gassosa e solubilità in acqua, quindi tendenza a stare disciolto nell'acqua, sta in alto a destra rispetto ad altri etileni, etani o bitex, e per cui sostanzialmente ha una criticità ambientale e una mobilità ambientale molto grande. Quindi grande complessità delle sostanze. Ma le stesse sostanze determinano una grande criticità anche a livello geologico, perché quelle che noi consideriamo, abbiamo sempre considerato delle barriere di permeabilità, quelle che le ricostruzioni geologiche considerano barriere di permeabilità, non sono barriere di permeabilità nei confronti di queste sostanze quando sono ovviamente liberate nel sottosuolo sotto forma di liquidi in fase non acquosa. Ci sono studi abbondantissimi
soprattutto l'idrogeologia dei contaminanti da questo punto di vista nasce soprattutto nel mondo nordamericano, in Canada in particolar modo, dove ci sono abbondanti studi che testimoniano come soprattutto mezzi argillosi, mezzi limo-argillosi, sovraconsolidati, ma anche non sovraconsolidati, anche normalmente consolidati in condizioni diciamo naturali, possono presentare fenomeni di fratturazione, microfessurazione, discontinuità, eterogeneità tessiturali che rappresentano dei colabrodi sostanzialmente attraverso cui le sostanze di NaPl possono migrare e andare a contaminare acquiferi confinati rispetto alla sorgente di contaminazione che ovviamente sta più in alto. Quindi una complessità del tipo di contaminante, una complessità del mezzo poroso. Come caratterizzare al meglio questa complessità? È chiaro che quando si hanno molte risorse, questo è il Borden Site, uno dei siti di studio sperimentale sulla migrazione dei composti organici più noti al mondo, siamo in Ontario, uno si può permettere di fare foreste di piezometri, qui c'è una foresta di piezometri dentro una foresta di alberi sostanzialmente, e ricostruire in maniera molto dettagliata lo sviluppo tridimensionale nel sottosuolo. Ovviamente non è possibile sempre, mai, diciamo, disporre di risorse di questo tipo, anche perché spesso questi esperimenti sono esperimenti controllati, quindi sono conosciuti in qualche modo anche alla sorgente, ma come provare ad approcciare meglio la caratterizzazione? John Cherry, che è uno dei capostipiti dell'idrogeologia dei contaminanti, mette soprattutto l'accento non tanto sulla moltitudine di punti di caratterizzazione, quanto sul fare pochi punti ma fatti bene. Pochi punti ma fatti bene vuol dire sviluppare maggiormente una caratterizzazione multiprofondità, ma non solamente per la distribuzione dei contaminanti, ma anche per la distribuzione del carico idraulico. Il carico idraulico distribuito sulla verticale dà delle informazioni molto importanti sulla permeabilità del mezzo poroso e sulla capacità di essere o meno attraversato dalla contaminazione. In particolar modo, se vedete, ora non so, ecco il cursore si dovrebbe vedere, di solito in un acquitardo omogeneo la variazione di carico idraulico ce l'aspettiamo progressiva dalla base dell'acquifero libero al tetto dell'acquifero confinato, mentre invece nella realtà spesso l'abbattimento del carico idraulico è molto elevato in uno spazio abbastanza forte, mentre possono esserci piccoli spessori di acquitardo che tengono grosse differenze di carico idraulico e che quindi testimoniano l'effettiva bassa permeabilità del mezzo. Quindi la distribuzione del carico verticale in profondità è molto importante. Di fatto, sempre John Cherry e Beth Parker affermano che sfruttare al meglio un singolo buco è meglio di usare tanti buchi fatti in maniera anche incontrollata, con i quali possiamo pensare di caratterizzare al meglio una contaminazione. E questo è molto vero soprattutto nelle zone sorgente di contaminazione. Cosa vuol dire caratterizzare multiprofondità? Vuol dire avere un approccio multilivello nella caratterizzazione. Ci sono varie filosofie di approccio multilivello, pozzi a grappolo, pozzi a nido. I migliori da un punto di vista della performance sono i sistemi multilivello propriamente detti, quelli sulla destra in questa slide, sistemi che generalmente presuppongono il fatto di sostanzialmente in un foro non rivestito inserire dei sistemi già diciamo preconfezionati e fabbricati in opera, che a diverse porte di campionamento sigillate le une alle altre, possono essere sigillate con sigillature di bentonite o con packer, permettono di isolare diverse profondità e diversi livelli e permettere effettivamente una caratterizzazione tridimensionale nella zona sorgente. Questo è lo strumento caratterizzazione multilivello. Vedremo il caso di Ferrara, da questo punto di vista ha dato dei risultati interessanti. Fingerprinting isotopico. Voi sapete, molti di voi sapranno, che nel caso dell'idrogeologia dei contaminanti l'analisi isotopica, in particolar modo degli isotopi del carbonio e anche degli isotopi del cloro e degli isotopi dell'azoto nel caso degli inquinamenti da composti azotati, sono uno strumento geochimico formidabile soprattutto per definire le catene di degradazione della contaminazione e i meccanismi di degradazione.
Il fingerprinting isotopico, proprio inteso come impronta digitale isotopica, è anche utile per capire l'origine della contaminazione, la sorgente di contaminazione, il produttore della sorgente di contaminazione. Qui vedete sulla destra un grafico che mette in evidenza il delta, il rapporto isotopico del carbonio 13 e il rapporto isotopico del cloro 37, che permette di definire per diverse tipologie di trielina, tricloroetilene, quindi un etilene clorurato, il produttore da cui la sostanza stessa è stata originata. Quindi in questo senso l'identificazione del produttore è specifica ed è legata alla composizione isotopica. Non entro nel merito della composizione isotopica, mi immagino che tutti quanti voi sappiate che gli isotopi sono ovviamente degli elementi che hanno uguale numero atomico ma differente numero di massa, e in particolar modo a noi ci interessa in questa presentazione il C13, che è l'isotopo stabile, quindi non radioattivo, non come il C14, molto meno abbondante rispetto al C12, che è ovviamente l'isotopo del carbonio più comune. In particolare mi vorrei far soffermare sulla composizione isotopica espressa in delta per 1000, si esprime in per 1000, di alcune sostanze naturali, di alcune matrici naturali che contengono carbonio, carbonati, la CO2 atmosferica, la biomassa e il metano biogenico. Come vedete, passando dai carbonati, cioè dalle rocce calcaree, al metano biogenico, al metano dei giacimenti, il valore del C13 tende a diventare sempre più negativo, sempre più sotto zero, il che vuol dire che la percentuale di isotopo pesante, il C13, è sempre meno abbondante rispetto all'isotopo più leggero. Questo ci tornerà comodo più avanti. Si parla di CSIA, Compound Specific Isotope Analysis, è proprio una disciplina, diciamo, geochimica, idrochimica, sull'uso del fingerprinting isotopico per definire l'origine e la degradazione dei composti. Io vi riporto delle citazioni di manuali pubblicati dall'EPA, che potete poi scaricarvi e che sono utili per affrontare le tematiche tecniche di questa tecnica. Benissimo, allora come applicare queste tecniche? In Canada hanno molti quattrini, hanno molte risorse e riescono a fare delle cose mirabolanti, ad esempio riescono a simulare delle contaminazioni in pieno campo, ovviamente in condizioni molto controllate, in siti ben protetti. Per esempio qui vedete una persona che inietta 770 litri di tetracloroetilene all'interno di una falda. Il tetracloroetilene, che è in colore, è colorato con un colorante in rosso, quindi si vede bene, e poi si vede bene anche nel sottosuolo quando viene recuperato. Tant'è vero, grazie a questo tipo di studi sperimentali in cui ho un totale controllo della sorgente di contaminazione, riesco effettivamente a vedere la distribuzione del DNAPL all'interno dell'acquitardo. Proprio il colore viene individuato, ma non solamente il colore ovviamente, ma anche poi la concentrazione, e si capisce fra l'altro come all'interno dell'acquitardo ci siano effettivamente delle zone di discontinuità, delle zone di eterogeneità composizionale in cui l'inquinante può entrare. Ma noi come facciamo? Noi abbiamo a disposizione ovviamente dei siti contaminati, in cui non abbiamo il controllo della sorgente di contaminazione. Spesso non sappiamo nemmeno dov'è la sorgente di contaminazione, ma possiamo in qualche modo applicare questa tecnica. Quali sono i teatri di contaminazione che noi abbiamo più comunemente a disposizione? Si pensa ai siti petrolchimici, ovviamente, che sono peraltro anche dei siti molto monitorati, molto controllati, in cui ci sono in pista molte tecniche di messa in sicurezza permanente, pump and treat, barriere idrodinamiche, quindi situazioni esterne che in qualche modo vincolano ovviamente la contaminazione già in essere. Ma fortunatamente per chi studia l'idrogeologia dei contaminanti, sfortunatamente per altri punti di vista, noi abbiamo anche in Italia molti siti al di fuori dei siti petrolchimici che non sono controllati, anche perché le risorse per intervenire sono scarse ovviamente, e sui quali si possono fare degli studi sulla sorgente di contaminazione con meno vincoli rispetto ai siti petrolchimici. Il sito di Ferrara e il sito di Bussi sul Tirino, o meglio i siti di Ferrara e il sito di Bussi sul Tirino, sono due esempi in tal caso.
Vi riporto anche una copertina dell'Espresso sulla Terra dei Fuochi, semplicemente per ricordarvi, probabilmente lo sapete tutti, che nella Terra dei Fuochi il composto organico più diffuso in falda è il tetracloroetilene. Dottor De Bernardinis ha detto che il discussant deve essere un provocatore, allora mi piacerebbe che il PCE e il TCE, tetracloretilene e tricloretilene, entrassero nell'annex 1 della Groundwater Directive, oltre a nitrati, pesticidi, che sono inquinanti di origine diffusa, perché a mio modo di vedere, non solo in Italia, ma in molti paesi europei, questi inquinanti che vengono considerati di origine puntuale, di fatto stanno diventando sempre più, nelle aree urbane e periurbane, un inquinamento diffuso nei confronti del quale, bene o male, noi ci dovremmo confrontare. Due esempi di questo tipo. Allora, Ferrara, che conosco bene perché ora attualmente sono all'Università di Bologna, ma per molti anni sono stato all'Università di Ferrara e mi sono occupato di studi in quella zona, è una città caratterizzata da molti casi di contaminazione negli acquiferi da composti organici clorurati. E nell'ambito di questo, nell'ambito di un progetto europeo che è durato 5 anni, sono stati studiati questi siti, in particolar modo uno, il Caretti Site, il sito di Caretti, che è un sito urbanizzato, residenziale, situato subito ad est della città. Dall'altra parte, cambiamo completamente contesto anche idrogeologico, siamo in Abruzzo, parliamo del sito di Bussi sul Tirino, che è un sito di interesse nazionale, però non parliamo esattamente di quello, ma di una discarica ritrovata in alveo del fiume Pescara. Parlo a nome di una consulenza tecnica per conto del Ministero dell'Ambiente nell'ambito di una procedura giudiziaria che è arrivata per ora alla sentenza di primo grado riguardo all'inquinamento di un campo pozzi nella Val Pescara. In tutti e due questi casi il denominatore comune sono le peci clorurate. Cosa sono le peci clorurate? Le peci clorurate sono un sottoprodotto di formazione di un processo produttivo dei clorometani. In molti stabilimenti petrolchimici italiani, storicamente, ci sono stati degli impianti produttivi di sintesi dei clorometani attraverso un processo produttivo che alla fine dà come sottoprodotto finale le peci clorurate. Le peci clorurate attualmente vengono smaltite o vengono trattate secondo dei processi ben definiti. Negli anni 60, 70, 80 dello scorso secolo, ovviamente, venivano smaltite in maniera totalmente incontrollata. Ferrara. A Ferrara ci sono molti siti contaminati da composti organici clorurati, a Ferrara c'è anche un grosso petrolchimico. Vedete, ad esempio, in questi diagrammi a torta rappresentano la composizione nello spot più contaminato dei vari siti ritrovati nella zona di Ferrara. Ovviamente all'interno del petrolchimico ci sono degli spot con delle concentrazioni molto alte, dell'ordine delle centinaia di migliaia di microgrammi per litro della somma complessiva degli etileni clorurati, ma questo è normale in un petrolchimico in cui appunto ricevo sono ovviamente dei siti contaminati soggetti ad opere di bonifica o di messa in sicurezza. Peraltro nella zona di Caretti ci sono delle concentrazioni anche doppie rispetto a quelle del petrolchimico, ma non siamo in un petrolchimico, siamo in una zona totalmente residenziale, completamente al di fuori della zona diciamo industriale. All'interno della zona sorgente del Caretti Site sono stati effettuati dei campionamenti multilivello con queste tecniche, diciamo, di importazione canadese, con la possibilità di definire con estremo dettaglio la distribuzione del carico idraulico e della contaminazione. Fra l'altro, questo tipo di ricerca è stata fatta in parallelo con un'analisi stratigrafica e di ricostruzione dei paleoambienti deposizionali, per cercare di mettere in evidenza alcune caratteristiche geologiche con alcune caratteristiche di inquinamento. Qui vedete la stratigrafia, l'arancio sono gli acquiferi, l'arancio più basso è l'acquifero cosiddetto A1 nella regione Emilia-Romagna, l'acquifero più importante della zona, il primo acquifero confinato, poi ci sono altri acquiferi più superficiali, l'acquifero A1 superiore e l'acquifero A0 che è, diciamo, l'acquifero, fra virgolette, freatico, di fatto poi semiconfinato. Qui c'è la distribuzione dei carichi in cui si vede bene che, soprattutto in corrispondenza dell'acquitardo, che è questo più azzurrino che divide l'acquifero intermedio dall'acquifero profondo, come vedete c'è un bel abbattimento del carico idraulico, quindi vuol dire che quell'acquitardo da un punto di vista idrogeologico è poco permeabile, effettivamente fa un'operazione di protezione. Però poi questa operazione di protezione nei confronti dell'acqua,
Si vede bene in evidenza anche dalla distribuzione della conducibilità elettrica dell'acqua, c'è una forte salinità ovviamente in superficie, la salinità si abbatte molto in profondità proprio per questa azione protettiva dell'acquitardo di riferimento. Quando invece si va a vedere la distribuzione della contaminazione si vedono delle sorprese. Qui sono rappresentate le concentrazioni cumulate dei clorurati, cumulate, quindi dove ho la massima pendenza ho le massime concentrazioni, con la profondità. Che cosa trovo? Trovo alte concentrazioni di tutti i VOC alla base al tetto dell'acquitardo superficiale, al tetto dell'acquifero profondo, ma al tempo stesso ho anche una contaminazione diffusa nell'acquifero A1, il che vuol dire che il dinepol ha attraversato l'acquitardo intermedio e ha determinato la contaminazione anche dell'acquifero profondo, nonostante l'acquitardo intermedio sia un acquitardo sostanzialmente considerabile, a buon diritto, poco permeabile. Fra l'altro, il profilo di diffusione che è stato analizzato ha permesso anche di datare la contaminazione e l'anno, sostanzialmente, il periodo di tempo a cui risalire indietro, in cui questa fase di NAPL si è appoggiata sul tetto dell'acquitardo e poi da questo si è diffusa all'interno della matrice fine, è di circa 50 anni, il che sostanzialmente combacia con l'indagine del 2013, stiamo intorno agli anni 60, quando poi erano attive le sorgenti di contaminazione di questa zona. Mi sono dimenticato di dire che le sorgenti di contaminazione nella zona di Caretti sono delle vecchie discariche in cui, oltre a rifiuti solidi urbani, erano smaltiti anche dei rifiuti industriali. Fra l'altro, interessante a Ferrara è che dove ci sono le concentrazioni di carbonio organico e dove ci sono dei depositi torbosi, paludosi e torbosi, che sono soprattutto in superficie, si sviluppa il cloruro di vinile. Il cloruro di vinile, e questa è una sorpresa in questa zona, ovviamente che è associato a un ambiente riducente, a una dealogenazione riduttiva, non si sviluppa tanto nell'acquifero confinato profondo quanto nell'acquifero superficiale, dove comunque c'è una condizione anossica, c'è un sacco di torba, motivi naturali, e la declorinazione riduttiva porta i PCE e il TCE a cloruro di vinile. Questo ci è servito anche per spiegare il perché a Ferrara, da altre parti, ci sono dei plum formati solamente da cloruro di vinile, che è una cosa abbastanza peculiare a livello anche internazionale. Non siamo più a Caretti, ma siamo nella zona nord di Ferrara. Qui sono presenti i plum, quello in alto è visto in pianta, quello in basso è visto in sezione, sono formati da solo VC, da solo cloruro di vinile. E questo evidentemente perché? Perché nella parte più superficiale, dove per l'evoluzione olocenica della pianura abbiamo una serie di depositi torbosi molto sviluppati e molto continui, delle sorgenti di contaminazione dove sono state smaltite queste peci clorurate ricche di percloretilene e tricloretilene, hanno subito un fortissimo processo, proprio una reazione microbiologica molto spinta a VC, e questo VC poi ce lo ritroviamo con tutti i problemi che questo comporta, perché ovviamente è poco degradabile e molto mobile nell'acquifero profondo. Bussi sul Tirino. Allora, qui abbiamo una discarica sostanzialmente totalmente incontrollata vicino a uno stabilimento dove c'era un impianto di clorometani. In questa discarica pertanto venivano smaltite delle peci clorurate. C'è a differenza di Ferrara, dove il problema critico principale è la presenza di residenti al di sopra del sito contaminato o vicino al sito contaminato, qui il problema è un recettore classico di idrogeologia, un campo pozzi di acquedotto, il campo pozzi dell'acquedotto di Pescara, che si trova a circa 2,5 km dalla sorgente di contaminazione. La Val Pescara è una valle abbastanza eterogenea da un punto di vista geologico, però di fatto non c'è una barriera di permeabilità fra la sorgente e il campo pozzi. Questa macchia arancio-rosso che vedete sulla sinistra è travertino, che addirittura ha una porosità anche per carsismo. C'è un livello argilloso sotto la discarica, ma è molto discontinuo e spesso ci sono presenti sabbie e ghiaie del fiume Pescara, quindi di fatto c'è una comunicazione veloce fra sorgente e obiettivo. Se vedete, questa è la distribuzione della concentrazione del PCE partendo dalla discarica e andando verso il campo pozzi, c'è una fortissima diluizione della contaminazione. Siamo in una zona molto naturale, in una zona dove ci sono i massicci carbonatici da una parte e dall'altra, quindi la quantità di acqua è veramente elevata e la diluizione è molto spinta. Alla fine al campo pozzi, per
decine di anni arrivavano delle concentrazioni non molto elevate, ma comunque sempre rilevanti, di composti organici clorurati. I due siti, Ferrara e Bussi, si uniscono per un discorso del fingerprinting isotopico. Ho quasi finito, sono quasi alla fine, vi faccio vedere questi due grafici. Allora, applicando una tecnica di fingerprinting isotopico, che cosa si vede? Si vede che la maggior parte dei prodotti commerciali che noi ritroviamo in falda, ad esempio un inquinamento da una lavanderia, un inquinamento da uno stoccaggio di cloroetano in un impianto industriale, hanno tutti una firma isotopica relativamente pesante, caratteristica sostanzialmente del carbone con cui poi inizialmente queste molecole sono state sintetizzate. Laddove invece tutto quello che è derivato da peciclorurate, che a sua volta sono prodotto di un metano di origine biogenica da giacimento metanifero, hanno un valore isotopico molto più impoverito, e questa è una peculiarità forte che permette di differenziare molto bene le due sorgenti. Nel caso di Ferrara, la composizione isotopica del sito di Caretti è analoga alla composizione isotopica di uno dei siti della zona ferrarese dove veniva prodotti i clorometani. Nel caso di Bussi sul Tirino è assolutamente analoga alla composizione isotopica del campo Pozzi e della discarica dove venivano smaltite le peci clorurate, che come vedete sta nella stessa banda impoverita di Ferrara. Quindi in questo caso il fingerprinting isotopico permette di evidenziare che la contaminazione da composti organici clorurati in questi due siti è dovuta a uno smaltimento di peci clorurate originale. Come sapete, il processo di Bussi è terminato in primo grado con una prescrizione del disastro ambientale e l'avvelenamento delle acque una soluzione piena, perché il fatto non sussiste. Questa è la sintesi della sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti. Fra l'altro è interessante notare che nel caso di Ferrara, come vedete, questi pallini blu sono la composizione isotopica del carbonio 13 dalla sorgente fino al campo Pozzi. La composizione rimane costante, il che vuol dire che siamo in un contesto in cui il PCE non si degrada, ma perché l'ambiente è fortemente ossigenato, quindi non c'è una declorinazione riduttiva a cloruro di vinile, e questo, come da altri studi, testimonia ovviamente una stretta relazione, anche da un punto di vista puramente proprio dell'affinità del rapporto isotopico fra la sorgente e il recettore. Conclusioni. Son tre conclusioni sulla caratterizzazione multilivello. Fare una caratterizzazione multilivello in una zona sorgente di contaminazione da DNAPL permette di individuare processi chiave, come la possibilità che gli inquinanti attraversino acqui tardi e quindi vadano a contaminare acquiferi profondi che apparentemente sembrerebbero protetti, datare la contaminazione e capire se si forma cloruro di vinile, perché si forma e dove si forma. Abbiamo visto che la presenza di torbe favorisce questa declorinazione. Le peci clorurate, questo è un altro discorso, hanno una firma isotopica peculiare che è essenziale, questo aspetto evidentemente, per individuare le sorgenti di contaminazione, come questo caso ha dimostrato. Ringrazio alcuni che hanno contribuito alle slide che vi ho fatto vedere, in particolar modo la dottoressa Filippini dell'Università di Bologna e altri collaboratori di università non italiane. Vi dico solamente una cosa e poi taccio per sempre. Vi ricordo, questa è una pubblicità, che a settembre di quest'anno a Roma, quindi in questa città, ci sarà per la prima volta in Italia il convegno mondiale di idrogeologia che si chiama Acqua 2015. Fra le varie sessioni c'è anche una sessione, un topic, anzi un insieme di sessioni su Urban and Contaminant Hydrogeology. Ci saranno molte sessioni dedicate ai siti contaminati e alla caratterizzazione dei siti contaminati. ISPRA, fra l'altro, è patrocinatore dell'evento, ma ovviamente io ricordo, fine marzo scadono gli abstract, quindi ricordo a tutti quanti la partecipazione. Ci saranno dei keynote speaker internazionali di assoluto valore. Grazie. Benissimo, allora.